gli occhi per vedere. Vi faccio un esempio. Immaginiamo che voi siate imitatori dilettanti. Sapete cosa sono gli imitatori, no? Quelli che fanno, cercano di imitare i gesti e la parola o l'aspetto delle altre persone. Se voi andate in giro con un imitatore, vi accorgerete che fate le stesse cose, guardate le stesse vetrine, guardate le stesse persone, parlate le stesse cose, però lui ha qualcosa in più. Cioè, oltre a tutto quello che voi fate, lui, ogni volta che vede qualcuno camminare, non so se vedete, entra in empatia, se vogliamo, con quella persona, e non è che si vede a camminare uguale, però ne coglie alcuni aspetti che immagazzinano, che gli servono. E magari alla fine giornata arrivate a casa, mangiate, e lui vi descrive 10 persone che l'hanno colpito durante la giornata, non ha fatto niente di strano, non è un extraterrestre, semplicemente ha messo la sua attenzione su qualcosa che voi non avete, e magari a fine giornata vi fa l'imitazione della cassiera del supermercato e voi dite: ma guarda un po', io non mi ricordo neanche che voce ha, e lui vi dice: ah, perché io, quanto è il signore, lei cosa ha preso, eh? Che bello. E ci accorgiamo allora che la persona ha fatto la stessa vita di tutti i giorni, non è andata sotto al tram, non ha fatto delle cose incredibili, però semplicemente si è educata a mettere l'accento su qualcosa che voi invece non avete. Probabilmente i primi mesi in cui si è dedicata a questo lavoro indubbiamente rischiava di andare sotto un tram, forse sì, nel senso che la sua osservazione richiedeva tutta la sua attenzione, vedete, ma poi non può più essere così. Quando voi andate a passeggiare con un pittore, vedete le stesse cose, incontrate le stesse persone, però magari un ritrattista. Sapete quelli che fanno le caricature? Sono geniali, secondo me, perché incredibile, ha una faccia normale, tirano fuori, allungano il naso e dicono: quello è lui, bellissimo, io allungo il naso, ma non è lui. Perché? Perché sono abituati a guardare le fisionomie da un altro punto di vista. E questi non è che vanno sotto al tram, fanno la stessa vita che facciamo tutti, semplicemente si educano a mettere l'accento su qualche cosa che agli altri sfugge. Capite cosa vi voglio dire? Quando io vi dico e vi dirò di osservare gli altri come anime, all'inizio voi vi sentirete imbranati, perché guarderete e direte, non direte niente, direte: non vedo niente, direte così. Cioè, che cos'è l'altro, l'anima? Ma sarà giusto, non sarà giusto? Allora è chiaro che uno all'inizio dice: ma ho già tante cose da fare, ci manca solo questo. Però se voi non vi date mai la pena di incominciare un lavoro di osservazione così semplice, prima si parlava della legge dello specchio, quando la sentite nominare al primo corso dite: bah, interessante, più o meno interessante. Poi andate avanti magari un anno che vi sfugge, poi improvvisamente un giorno riflettete su questa cosa e allora dite: ma se quello che mi ha detto l'altro, che mi ha fatto arrabbiare, fosse un qualcosa che mi appartiene, interessante. Poi un giorno improvvisamente, paf, vi esplode una lampadina dentro, dite: ecco, questo accade, no? Col tempo accade. Vi educate ad osservare gli altri in questo modo. Chi di voi ha fatto questo lavoro da qualche anno lo fa già, cioè potrei dire che per qualcuno di voi è qualcosa di acquisito, non so quanti di voi, non lo so, però per parecchi di voi questo è acquisito. Cioè, quando c'è qualcosa nel mondo esterno che vi dà fastidio, non fate più come prima che immediatamente partite all'attacco, o forse non sempre, qualche volta riuscite a guardare interiormente e forse anche abbastanza rapidamente a capire qual è l'aspetto dell'altra persona che vi corrisponde. Io penso che voi facciate questo lavoro e penso che tanti di voi abbiano questa cosa acquisita. Avete capito cosa voglio dire per acquisita? Quando io vi dico che il giudizio scomparirà dalla vostra esistenza, vedete, non sto parlando di un atteggiamento mentale, sto parlando di qualcosa di acquisito. È esattamente come l'imitatore o come il caricaturista, non so se vedete, acquisito. Guardano il mondo e il mondo trasmette delle informazioni che gli altri non colgono. Capite cosa voglio dire? Però bisogna lavorarci su. Allora all'inizio vi parlerò di anima e voi, forse per qualcuno di voi sarà un argomento nuovo, ma non potete pretendere di uscire di qua e vedere il mondo rilucente di sbaglioni di colore, di chissà che cosa. Lo vedrete come prima, però fate lo sforzo di mettere l'attenzione su quella cosa e un po' alla volta l'anima vi parlerà. Però ci vuole un po' di tempo, fino a quando questa cosa sarà acquisita. Avete capito cosa intendo per acquisita? E la parola acquisita è molto più grave di quello che avete capito fino adesso, perché la parola acquisita rappresenta tutto.
perché la parola acquisito significa anche che quando noi alla fine della nostra esistenza ce ne andiamo, acquisito vuol dire che ce lo portiamo con noi. Avete capito? Quindi è molto di più questo acquisito. Cioè si può acquisire qualcosa qui mentre si gira che già va bene, ma acquisito vuol dire che per l'eternità incomincerò a osservare gli altri per quello che sono e non per quello che sembrano. Certo, il lavoro continuerà, perché è un lavoro che continua all'infinito probabilmente, però acquisito è una parola importantissima. Fino a quando per voi la mancanza di giudizio è una cosa teorica, non è acquisito e se ne va con la mente. Avete capito? D'altra parte, all'inizio si parte con un'idea, con un progetto mentale. Quindi all'inizio partiamo con questo corso, con un progetto mentale, poi un po' alla volta lo si trascina al cuore. È chiaro a questo punto? Avete domande? Questo fatto che tu dici che ce lo trascinava al cuore, la difficoltà è la velocità di capire che non è più mente. Cioè ci sono dei momenti in cui si sente a livello cardiaco questa impressione adesso, sì. E un momento dopo ci si accorge che invece ti sei comportato esattamente meccanicamente come sempre, ma una frazione di secondo capisci che non dovevi farlo. Non so se si è riesco a spiegare. Sì, certo. È una certo. Questione di velocità, secondo me. E si può imparare con un allenamento costante. Questo però è un po' una domanda mia, un po'. Alle volte mi viene da, non dico da mollare, però lo trovo pesante, perché mi sembra di essere tonta, insomma, di non arrivarci abbastanza in tempo. Perché dico, cavolo, invece di fare quella scenata in ufficio e ammazzare ancora un po' di botte da collega, ci arrivavo un attimo prima e mi davo un gran casino, insomma. Perché poi una frazione di secondo dopo ho capito, finale, stai facendo la solita minata di sempre. Ecco, questa questione di velocità mi dà un po' di... Chiuso? Chiuso. Vedete la guarigione? Cos'è la guarigione? Questa, la guarigione è questa. Capire come si funziona. Perché accade quello che lei ha descritto? Questo sarà, ne parleremo non so quante giornate, solo su quello che lei ha detto, altro che chiuso. Perché questo è un punto cruciale nel lavoro su di sé, capire perché accadono queste cose. Ma come mai quando si capisce una cosa poi non si riesce a applicarla? Ecco, bravo. Oh, ecco, bravo. Ve lo accenno. Oggi è una giornata accennosa di tutte le cose che faremo, però lo devo accennare perché, nonostante la sua fosse un'affermazione, però c'era intrinseca anche la richiesta di com'è che funzionano queste cose. Ma semplicemente perché quando impareremo ad osservarci come anima ci accorgeremo di una cosa, di una banalità estrema, e cioè che non basta che io essere umano capisca qualcosa, lo devo comunicare ai miei corpi. Cioè, le persone pensano che quando hanno capito qualcosa è finita, no, comincia. Cioè, quando voi avete capito qualcosa, lì comincia il lavoro, non è finito. Bisogna comunicare quello che voi avete appreso ai vostri corpi, i quali i vostri corpi non lo sanno e non lo vogliono sapere. Ah, che meraviglia. Ne parliamo un po', perché non voglio lasciarvi così. Parliamo un po' di questa cosa. È importante. Bisogna insegnare alle persone, a noi stessi, alle persone, come funzionano le cose. Altrimenti le persone vanno avanti 20, 30 anni, 40 anni, che vogliono farle brave e poi si incazzano in ufficio per tutta la vita. Allora, la domanda l'avete capita già? Sì? Fate così? Sì. La domanda perlomeno. Allora, uomo, vedrete che tra 20 o 30 anni farò degli uomini un po' più decenti, però per adesso. Anima, cuore. Ecco, involucri, vi ho parlato di corpi, vi ho parlato che l'anima deve comunicare i propri corpi. Allora, questo è un principio che abbiamo già visto nel passato, che però rivedremo da un altro punto di vista, dal punto di vista della guarigione interiore. Pianeta Terra, fisicità, emotività,
mente, anima, poi la stellina, discesa di incarnazione, acquisizione dei tre corpi, corpo fisico, corpo emotivo, corpo mentale. A questo punto devo fare per forza le premesse ne dovrò fare tante, perché c'è qualcuno di voi che non è mai venuto e dice: cos'è sta roba? E vi volevo dire una cosa secondo me molto interessante, ovvero i tempi evolutivi stanno andando estremamente rapidamente. Stiamo vivendo un periodo evolutivo straordinario, rivoluzionario. Questo che noi stiamo vivendo, rivoluzionario. Tutto sta andando a una velocità supersonica. Perché vi dico questo? Perché la consapevolezza di avere addosso un corpo fisico, un corpo emotivo, un corpo mentale, solo questa cosa, solo la consapevolezza di avere addosso un corpo fisico, cioè cosa sto dicendo? Non di essere un corpo fisico, ma la consapevolezza di avere addosso un corpo fisico, di avere addosso un corpo emotivo, di avere addosso un corpo mentale, solo questo punto era il lavoro di una vita di un monaco buddista, per esempio, fino a 500 anni fa. Ovvero avevate un monastero, voi volevate imparare a conoscere voi stessi, entravate in questo monastero, il capo monaco vi guardava e vi diceva: bene, caro mio, vuoi conoscere te stesso? Rifletti e medita sull'impermanenza del tuo corpo fisico. Quanto tempo ho, maestro? 10 anni, 20 anni, 10 anni, quando andava bene. Ovvero, voi arrivate in un ashram, in un monastero, se vi prendono, per quella se non vi prendono, il capo vi dice: bene, adesso prendi il tuo tempo per meditare sull'impermanenza del corpo. Cioè, alla fine di quella meditazione di 10 anni, il candidato andava a ritrovare, dopo aver lavorato 10 anni, mangiato 10 anni, camminato 10 anni, respirato 10 anni e meditato 10 anni, ritornava dal capo. Il capo gli faceva una prova per vedere se quella persona era arrivata a concepire il suo corpo come un mezzo, ovvero se era arrivato al punto di avere distanza, di aver preso la distanza dal suo corpo. Prendere distanza dal proprio corpo non significa non mangiare più, non far più la cacca, non sto dicendo questo. Sto dicendo, cercate di capire, perché altrimenti devo stare 2 giorni solo su questa frase. Cioè, sto dicendo che si può essere o identificati col proprio corpo, per cui si pensa di essere il proprio corpo qualsiasi cosa accada, oppure coltivare una distanza, quella che nel buddismo viene chiamata il non attaccamento, tale da poter osservare la nostra fisicità dall'esterno. Vi prego, non fatemi approfondire questo punto, perché sennò non ce la caviamo più. Cercate di capire quello che voglio dire. Allora, per esempio, moriva un monaco, tutti i monaci si mettevano intorno, si metteva quello morto in mezzo, e poi i monaci si chiedevano: vi sembra quello che conoscevate ieri? Ricordate quello che ha mangiato con voi ieri? Ricordate quello che cantava? Ricordate quello che dipingeva? È lì? Non so se vedete quello che voglio dire. Quelli stavano lì in meditazione 8 ore. E dopo 8 ore, 8 giorni, 8 anni, dicevano: ho capito. Probabilmente è quello che vi meritate, probabilmente è il corso che vi meritate. Però il problema è questo, che i tempi, fortunatamente per voi, perché con la pazienza che avete, immaginate che dicessi: il lavoro di oggi è 10 anni sull'impermanenza del corpo. So, vedete cosa vi voglio comunicare? Ed erano assolutamente necessari. E prima ancora, andando indietro col tempo, ci voleva probabilmente un'esistenza intera. Riuscite a capire quello che vi voglio comunicare? E vi voglio comunicare una cosa rivoluzionaria, e cioè che in questo periodo invece non è più necessario passare 30 anni a meditare sull'impermanenza delle cose. Però non posso obbligarvi a prendervi per il collo. Allora,
Avete capito cosa intendo per non identificazione col proprio corpo? Cercate di non malinterpretare, cioè non sto dicendo che il corpo è qualcosa di schifoso, che uno quando medita se lo vede lì come un pezzo di carne rotolante, non sto dicendo questo e non voglio entrare in questo argomento. Però penso che più o meno tutti quanti abbiate capito che cosa voglio dire. Cioè io voglio dirvi che questa cosa che ho detto, anche se non ne parliamo, facendo un lavoro su noi stessi, possiamo arrivare a questo tipo di consapevolezza evitandoci 10 anni di meditazione. Forse. Però, quando poi vi dico, attenzione, perché noi abbiamo addosso non solo un corpo fisico, ma anche un corpo emotivo, lì la cosa diventa un po' più complicata. Per cui qualcuno di voi è incominciato a diventare consapevole di questa realtà e qualcun altro no. Cosa vuol dire qualcun altro no? Vuol dire semplicemente che qualcuno di voi, ogni volta che prova un'emozione, pensa di essere quell'emozione. Per esempio, prima abbiamo sentito parlare di un'emozione di aggressività in ambiente di lavoro, quella è un'emozione che non vi appartiene. È un'emozione tipica del pianeta Terra. Non sto dicendo che è un'emozione brutta, cattiva, da non fare. Sto solo dicendo che è sicuramente un'emozione che non vi appartiene. E cioè sto dicendo che è un insieme di linee di forza che si sviluppano nel vostro corpo emotivo. Voi anima dentro lì subite la vibrazione di quel corpo. Questo è già un po' più complicato. Se sarà necessario lavorarci, lo faremo. Però se ve lo fate da soli, bene, andate in qualche monastero, andate a meditare, meditate sull'impermanenza del corpo emotivo. Quando si parla poi di corpo mentale, lì è un disastro assoluto, perché le persone sono disposte a riconoscere che non sono il loro corpo, anche perché sperano quando schiattano di esserci ancora, cioè capito? Dice no, non sono il mio corpo, sperando così l'ultimo giorno di dire wow, non è che siete molto convinti, però speriamo che sia così, per cui uno perlomeno, anche se non è molto sicuro, dice va, teniamolo come ipotesi, perché se io sono il mio corpo mi attacco al tram, quindi so che lo date come ipotesi questa. Corpo emotivo, vi rendete conto a volte, per esempio, lei diceva una cosa molto interessante, dice ma se ci avessi riflettuto un momento prima probabilmente non avrei fatto quelle cose. Questo è un esempio di un lavoro su di sé in cui uno comincia a vedere che non tutto quello che passa attraverso le sue emozioni è lui. Perché sapete, in questi giorni, tutti i giorni c'è qualcuno che ammazza qualcun altro, no? Tutti i giorni. E poi quando si trova chiuso in galera, seduto in galera, dice forse potevo comportarmi diversamente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'anima ha una certa strada da seguire che a volte si fa trasportare da alcuni aspetti che non le appartengono. Perché quando voi scendete in autostrada incazzati perché vi hanno sorpassato con un cric e gli spaccate la testa e poi vi ritrovate seduti in galera, dite forse non ero io. Tutti quelli che ammazzano qualcuno, infatti poi martedì probabilmente, sapete che martedì poi a Torino c'è la serata sull'attualità e forse, oggi ho letto un articolo che è troppo forte. Allora chiedono agli psichiatri come mai la gente da fuori di matto così e la risposta è illuminante, perché non hanno la benché minima, benché più pallida idea, cioè illuminante. Chiedono ma come mai le persone tranquilli vicini di casa, dunque, non hanno la minima idea, sono dispettosi. Io vi voglio leggere quelle risposte, sono illuminanti, non sanno da che parte prendere. E dato che chi chiede non sa neanche lui da che parte prendere, è un discorso tra sordi, in cui nessuno dice niente, però l'altro è un luminare, alla Laura. È divertentissima questa cosa, non sanno da che parte pigliare, non hanno la minima, non hanno ancora capito niente delle malattie mentali. Provano ripetendo un po' di psicofarmaci di qua, un po' di... Non voglio denigrare certe persone che fanno un buon lavoro quando contattano l'anima. Se no è il deserto assoluto, dice l'altro da di matto, come mai? Ma sarà la società, sarà colpa di Bin Laden, di Bush. Cioè, è bellissimo, può darsi che martedì lavoreremo su questo. Allora, beh, se è abbastanza facile disidentificarsi nel corpo fisico e osservarlo, se è un po' meno facile per il corpo emotivo, la parte mentale, lasciate ogni speranza o voi che entrate, perché le persone sono convinte di essere quella specie di jukebox che
che canta Trottolino amoroso, du 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 du. Questo è uno dei grandi misteri dell'esistenza. Un giorno andrò di là e vorrò capire, non riesco a capire. Come possono le persone identificarsi con una specie di registratore che canta tutto il giorno? Non si riesce a capire. Questo ne parleremo a fondo, perché o 10 anni di meditazione o una giornata qui, forse è meglio una giornata qui. Non è possibile. Ogni volta che guardo qualcuno mi chiedo, ma non vedi che non sei tu? No, niente, assolutamente tutte le onde, le vibrazioni che passano, tutto, si becca tutto, sono io, sono stupidaggini clamorose, però tutti pieni di cose senza senso, sono io. Incredibile, questa cosa è incredibile. Se non vi liberate da questa cosa, se non riuscite ad osservare un po' la vostra mente, non c'è guarigione interiore, non esiste. Perché? Perché? Perché la vostra mente è la fonte stessa della maggior parte delle malattie. Gli schemi mentali sono la fonte stessa della guerra, della sofferenza su questo pianeta, della separazione. E lo vedremo con calma. Perché vi ho detto questo? Perché quando vi parlo di corpi, qualcuno di voi dirà, sì, ma stai parlando di qualche cosa che non conosco. Allora, io vi dico, ne parlerò, ma non 10 anni. Per cui fate lo sforzo, approfittando del fatto che i tempi vanno velocissimi. Guardate che importante quello che vi dico, non è una cosa campata per aria. Vi sto dicendo che per capire queste tre cose ci voleva un'esistenza intera. Io spero che adesso non sia così, però se è il caso, va bene, lavoreremo su queste cose. Però datevi come presupposto quello di andare oltre a certe cose, ed è possibile che senza vedere in profondità, anche se lo faremo, ma senza vedere troppo in profondità questi tre aspetti, può darsi che quando voi contatterete la vostra anima, senza bisogno di molte spiegazioni, un certo giorno arriverete ad osservare la vostra mente. Che meraviglia! Vi assicuro che sarà un giorno di festa, veramente sarà un giorno di festa, in cui vi accorgerete finalmente chi siete. Allora, ritornando al suo intervento. È l'impermanenza dei due. Però è l'impermanenza dei corpi. Allora, cosa dicevo prima? Nel suo caso, come nel caso di tutti quanti, il problema è molto semplice. Quando voi comprendete qualcosa, i vostri corpi non lo sanno. Non lo sanno, bisogna proprio dirglielo. Non solo non lo sanno, ma molto spesso lavorano in antitesi con questa vostra proposizione. Ve lo ripeto perché. Immaginate che voi comprendiate qualcosa. Immaginiamo che voi oggi voi usciate di qua con un certo tipo di consapevolezza. Poi domani vi ritrovate nello stesso caos di ieri. E direte, e allora cosa ho imparato ieri? Niente, perché mi sembra di essere uguale a ieri, a giorno prima, ci siamo. Questo è quello che accade sempre. Le persone prendono questa cosa come un dramma. Le persone si incazzano per questa cosa. Si incazzano perché sanno cosa dovrebbero fare e non lo fanno. Ed è il caso della maggior parte delle persone che pur fanno un lavoro su di sé, non parlo poi di quelli che non lo fanno, ma di quelli che fanno un lavoro su di sé. Queste persone non riescono a capire, neanche a dire in cinese, questa semplice cosa, perché sembra una cosa strana, sembra una cosa talmente strana che le persone ascoltano e dicono, boh,